Fermi tutti, è uscito il nuovo trailer del film Wonka con Timothée Chalamet e Hugh Grant nei panni degli Umpa Lumpa. In una storia su Instagram Timothy ha annunciato l'uscita del trailer su Wonka, il film di quest'anno che parlerà di nuovo della fabbrica di cioccolato dopo aver visto i film precedenti dedicati a Willy Wonka con Johnny Depp e ancora prima il primo film del 71, ma ci arriveremo tra poco. Ricordiamo che la storia è tratta dal libro La fabbrica di cioccolato di Roald Dahl, ma in questo film vedremo un Willy Wonka molto più giovane rispetto a quello a cui eravamo abituati. Wonka mostrerà le origini quindi di Willy Wonka e il modo in cui Charlie Bouquet ha sviluppato le sue ricette. Anche grazie a questo incontro con gli unpa Loompa, e eh, dal trailer già ci sono state le prime reazioni a questo Hugh grant nei panni degli Unpa Loompa. Nel trailer che vi abbiamo fatto vedere, abbiamo eh, potuto ammirare un Timothée Chalamet che eh, interpreta un Willy Wonka molto diverso dal cioccolatieri a cui eravamo abituati e quello che abbiamo visto nei film precedenti dedicati alla fabbrica di cioccolato. E questo non solo per quanto riguarda la sua età, anche perché quello di Timothée Chalamet sarà un Willy Wonka molto più ottimista rispetto ai suoi predecessori, però manterrà invariata quella vina stravagante e folle che lo ha reso celebre il pubblico di grandi e piccoli. Ad aprile, Warner Bros. aveva già svelato delle indiscrezioni su Wonka e Timothée Chalamet aveva confermato di aver nuotato davvero in una vasca piena di cioccolato durante le riprese del film. Nel film, Chalamet balla, danza, recita, insomma, fa tutto lui. e Pensate che ha ben sette numeri musicali da interpretare. Nel trailer che vi abbiamo mostrato anche su e Azione, lo vediamo ballare il tip-tap circondato da personaggi che brandiscono ombrelli. Tra l'altro Timothée Chalamet aveva accettato il ruolo di Willy Wonka per dare un po' più di ironia al panorama sociale che c'era in questo periodo con questa retorica politica. Lui ha detto ho accettato subito perché non è un film per un pubblico di cinici e in un momento in cui ci sono quasi sempre brutte notizie ai telegiornali, l'attore ha detto insomma spero che il film sia come un cioccolatino per il pubblico nel thriller abbiamo visto Hugh Grant dare il volto agli Oompa Loompa e il regista del film ha svelato che la scelta non è stata casuale nel libro gli Unpalumpa Loompa si esprimono attraverso queste canzoni sarcastiche, critiche e voleva un attore che fosse anche un po' stronzo se vogliamo per interpretare questo personaggio prima di Chalamet avevano interpretato Willy Wonka, Gene Wilder nel 1971 straordinario. Che ha dato anche insomma l'inizio a questo meme di Willy Wonka che vediamo anche oggi circolare spesso sui social. Il film lo trovate a pagamento, però a noleggio su Amazon Prime Video a 3,99 euro, se non sbaglio. Mentre l'altro film dedicato a Wonka era con protagonista Johnny Depp, era del 2005, La fabbrica di cioccolato che lo trovate su Netflix. Ricordiamo che Wonka uscirà al cinema il 14 dicembre del 2023. Voi fatemi sapere nei commenti. Cosa ne pensate del trailer? Se vi aspettate un bel film con Timothée Chalamet, iscrivetevi al nostro canale YouTube, che azione, attivate la campanellina, lasciate un mi piace a questo video, sosteneteci e seguiteci su Facebook e Instagram. Io vi do appuntamento al prossimo video.